Benvenuti o bentornati sul canale e in questo nuovo video. Allora, innanzitutto ho messo lì quel orsacchiotto natalizio. Pensavo di lasciarlo a farci compagnia per tutto il periodo invernale natalizio. E fatemi sapere se vi piace, se è carino e nel caso troviamogli un nome. Ma non siamo qui oggi per parlare di questo, ma per fare un try on haul delle scarpe di Quanticlo, una delle mie tipologie di video preferite, perché io sono pazza per le scarpe. E se non avete visto i miei scorsi video su Quanticlo e non sapete cosa sia, Quanticlo è un brand italiano che vende scarpe molto on trend, quindi ciò che vediamo al momento su Instagram, nei negozi, cose super 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 carine, però ad un prezzo molto 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 accessibile. E questo video è speciale perché da questo momento su Quanticlo sono attivi i saldi per il Black Friday. Ho un codice sconto per voi che è REBEL, ve lo scrivo anche qui in grande, e vi dà il meno 20% su tutto, ma compresi gli articoli già in saldo che costano già un nulla. Quindi se non avete mai provato il brand o se volete qualche nuova scarpa trendy, questo sicuramente è il momento ideale per approfittarne, perché di solito hanno magari il 15% e comunque mai di solito sugli articoli già in saldo. Ma direi, bando alle ciance, vi faccio vedere i modelli che ho scelto io. Ah no, aspettate, prima però voglio assolutamente salutare questa baby qui. Grazie mille baby per il tuo commento e per il tuo supporto, ti mando un grandissimo bacione, anzi te ne mando di più. E se anche tu vuoi essere salutato in un mio prossimo video, tutto quello che dovrai fare è seguirmi su Instagram ed essere attivo, lasciare qualche commentino e io ogni volta estrarrò a random un commento per il prossimo saluto. Ma ora davvero iniziamo a spacchettare le scarpe. Allora, vi lascerò i link di tutti i modelli giù nell'info box e come numero io ho preso un 36 di tutto. Secondo me Quanticlo calza giusto, io di solito ho un 35/36, poi magari vi spiegherò in un modello specifico, però in generale 36. E queste qui sono le prime che ho pescato e andiamo subito a vederle. Spacchettiamole subito. Arrivano come sempre ogni scarpa in una dust bag e ecco qui il primo modello che ho scelto io. Allora, non so se questo genere di scarpa possa piacere a tutti, però a me gli stivali, a parte che in generale gli stivali piacciono da impazzire, sono la mia tipologia di scarpa preferita, ma gli stivali fino al ginocchio lunghi sono la morte mia, cioè li adoro troppo. E in più mi piace tantissimo un modello così a carro armato, ovviamente è uno stivale da tutti i giorni casual. Hanno la punta arrotondata, la suola è un po' pesantina, però se da un lato magari può essere un po' fastidioso che le scarpe siano un po' pesanti, però magari sono più durature nel tempo. Lateralmente hanno la cernierina, quindi non farete tipo super fatica a metterle su. E poi in alto hanno questo dettaglino, non so se riuscite a vedere, con questi pezzetti qua che sbucano fuori. Mi piacciono da impazzire e non vedo l'ora di abbinarli a qualche look sportivo da giorno, magari con un cappotto oversize, degli occhiali da sole. Già sto volando. Ecco qui anche la sua sorellina e direi senza indugi ad andare a vedere come sono indossate e se sono comode come penso. Questi baby sono gli stivali indossati e sono comodissimi, mi piace tantissimo come calzano, come aderiscono bene su tutto il polpaccio, mi piace tantissimo il colore, tutti i dettagli, tutto quanto, li adoro davvero. Per me questi senza dubbio sono un 5 su 5, non vedo l'ora di metterli con un look un po' magari aggressive, con una giacchettina di pelle, qualcosa del genere. Mami, tu che ne pensi? Mi piacciono tanto, le do 5 e niente da dire, li adoro. Quindi approvatissimi da entrambe. Sì, sì. Ok, ok, ho pescato il prossimo modello e andiamo insieme a spacchettare anche queste qui. Oh, mamma mia, babies, questo
stivale, cioè gridava troppo il mio nome e non so a voi, ma a me ricorda, diciamo, vagamente gli stivali di Givenchy. Ovviamente questi stivali non so quanti mila euro costino, questi qui di quanti lo saranno sui 20-30, non ricordo precisamente, però mi piacciono da impazzire, li volevo assolutamente. Come starete vedendo sono super particolari, non so se possano piacere a tutti, ma sono uno stivale con il tacco, perché in realtà hanno il tacco che è fino a qui circa, ma è tutto tipo incorporato, non c'è lo spazietto qui in mezzo, e poi c'è questa specie di, non lo so, calza copristivale che è come se lo coprisse completamente, e ha un dettaglio qui con il hardware argentato, la punta è a punta, e nulla, mi piacciono da impazzire, questi qui mi fanno un pochino tipo Bratz, bambole Bratz, però ecco, li volevo assolutamente, questi qui me li vedo più che altro o con un leggings aderente o con una gonnellina. Eccole qui entrambe le mie nuove piccoline, e direi di andare subito a vedere come sono indossate, e anche se sono troppo alte, speriamo di no, perché io non so camminare sui tacchi altissimi. E speriamo siano comunque comode, andiamo subito a vederlo. Allora babies, ecco qui anche questi stivaletti indossati, e confermo che sono un tacco 8, infatti sono comodissimi, è la mia misura di tacco preferita perché ci so camminare benissimo, però ti danno quello slancio del tacco alto e li adoro tantissimo. Forse questo è il mio paio preferito, non lo so, mammi tu ma cosa ne pensi? Ma quanto mi piacciono questi, anche secondo me sono le mie preferite queste. Davvero stupende, bellissime queste. Sì, poi sì. Dici che sono anche comode. Comodissime, certo. 5 li do. 5 anche per me, approvatissime. Passiamo al prossimo modello, ho pescato anche questo qui a caso, anche questo sempre nel numero 36. E andiamo subito a vederlo. Ovviamente si tratta ancora di uno stivale. Ve l'ho detto che sono ossessionata con gli stivali, ma non vi preoccupate perché ci saranno anche altre tipologie di scarpe in questo video. E questo qui è il prossimo paio, almeno questa volta abbiamo cambiato colore. Questo qui è uno dei best seller di Quantico e non potevo farmele scappare in questo colore nude, beige, chiaro, che sapete io adoro tantissimo, è uno dei miei colori preferiti, lo trovo tipo super elegante e secondo me mi sta anche abbastanza bene, non lo so, fatemi sapere. E appunto sono questi stivali sempre fatti a carro armato, possono sembrare lo stesso modello di quelli neri ma in realtà no, sono un pochettino diversi, innanzitutto non hanno il dettaglio qui e poi anche la suola è completamente diversa, e anche questi lateralmente hanno la cernierina per indossarli più facilmente. Sono un pochettino pesantucci anche loro. Eccole qua entrambe, quanto è bello questo modello. Andiamo subito a vederle indossate e a vedere come stanno anche al piede. Ecco qui babies, anche loro indossati, e che dire, cioè proprio nel mio stile, li adoro tantissimo, non vedo l'ora di abbinarli a qualche look super sportivo, sono fantastici, oltre che comodissimi, ma direi che si vede perché il tacco è bassissimo e al polpaccio stanno benissimo, quindi adorissimo, tuttoissimo oggi. Issimissimo! Ti piacciono? Li adoro! Da 1 a 5! Mi piace tanto anche il colore, tantissimo. Sì, sì, questi c'erano in più colorazioni, ma il nude vince sempre. Bellissimi. 5 da entrambe, approvatissime. Passiamo babies al prossimo modello. Questi qui hanno una scatola diversa, credo siano di una collezione diversa, ma andiamo subito a spacchettarle. Ho preso la versione alta fino al ginocchio, ma potevo mai farmi mancare anche la versione così bassa. Diciamo che queste qui secondo me arrivano un pochino sopra la caviglia, ma quanto sono bellissime anche queste, sempre con la suola a carro armato, però anche qui non è lo stesso proprio identico modello, il disegno della suola cambia un pochettino, però sono bellissime.
bellissime, anche queste hanno ovviamente la cernierina qui laterale e queste qui sono un pochettino forse più leggere rispetto alle altre. Eccole qui entrambe quanto sono belle, e queste qui ce l'hanno in diverse colorazioni, ma come si fa a scegliere un colore diverso quando c'è questo disponibile? Non potevo, quindi andiamo subito a vedere al piede indossate anche loro. Ecco qui babies, gli stivaletti indossati e quanto sono cute al piede, mi piace tantissimo anche il taglio così, né basso né alto, però mi sembrano troppo carini, non vedo l'ora di indossarli magari con dei leggings, qualcosa del genere, per fare in modo che si vedano. E nulla, sono tra l'altro comodissimi. Mami, tu cosa ne pensi? Bellissime, colore, adoro il colore. Anche a me piace. Ma sai che quasi mi piace di più di quelli lunghi neri. Davvero? Sì, davvero, cioè sono. Ti piace pazzesche. Più questo taglio corto? Sì, questo taglio un po' più corto, colore, adoro. Sì, colore anche per me, 10 su 10. 5, senza ombra di dubbio. Sì. 5 anche per me, troppo cute, approvatissimi. Ho pescato, babies, il prossimo modello. Anche questo qui ha una scatola diversa. Andiamo subito a spacchettarlo. E rullo di tamburi. Olè! Ok, ho preso la versione beige, ma volevo assolutamente prendere anche questo modello qui in nero. È diverso rispetto a quello di prima, ovviamente ha sempre appunto la suola a carro armato, la punta arrotondata ed è sempre della stessa lunghezza, ma ha un dettaglio particolare che è la cerniera argentata qui sul davanti, che in realtà è finta, però ha appunto la cerniera per indossarli qui di lato. Però mi piaceva un sacco questo dettaglio, anche delle cuciture più particolari qui sulla punta. Molto carino anche questo. Eccole qui, anche loro entrambe, babies. Ovviamente anche loro sempre in un numero 36. E direi di andare a vedere come stanno anche loro al piede e se sono comode. Ecco qui, babies, anche questo paio indossati. Direi che sono un po' aggressive, no? Un po' così carro armato, forse i più chunky che ho, e mi piacciono tantissimo. Non so, mi danno anche un po' tipo vibe futuristico, non lo so cosa sto dicendo, però comunque li trovo super carini, non vedo l'ora di metterli magari con un cappotto oversize oppure una giacca in finta pelle. Mami, tu cosa ne pensi? Sono belli, però non vado matta di questi tipo carro armato. Ah sì? Non preferisci la così eleganti, così. Beh, questi sono sportivi, molto street, secondo sì, me. Sì. Però sono belli, cioè, non c'è niente da dire, li do 5 uguali. Ah, lo stesso? Sì, lo stesso. Comunque sì, per me è 5, cioè io adoro questo stile un po' aggressive così, quindi assolutamente approvati. Ho pescato il prossimo modello. Andiamo a spacchettare anche questo qui. Sì. Allora, vi dicevo che io come scarpe in realtà ho un 35/36, perché quando si tratta di una scarpa nella quale posso infilarci appunto un calzino, scarpe da ginnastica, stivali e cose del genere, preferisco prendere un 36, così sto più comoda e posso anche magari metterci in inverno un calzino un po' più pesante. Ma quando si tratta di décolleté e scarpe in generale che non hanno lacci o cinturini da stringere o cose del genere, scarpe che devono calzare al piede proprio precisamente, io porto un 35, quindi per questo genere di scarpa personalmente vi consiglio di andare come me con un numero in meno rispetto a quelle da ginnastica, perché altrimenti è brutto che magari camminate e la scarpa vi si sfila dalla caviglia. Assolutamente no, però dovete stare pronti a questa scarpa. Allora, voglio un rullo di tamburi proprio altissimo, perché questo modello mi ha fatta volare. Cioè, non so se ci capiamo, babies. Non so se ci stiamo capendo, sono totalmente ricoperte di strass. Io non penso che in fotocamera sbrilluccicheranno come sbrilluccicano dal vivo. Dal vivo è una roba pazzesca. Ovviamente hanno un tacco altissimo e io di solito non so camminare con questo tacco, però per queste scarpe io credo che imparerò.
perché sono talmente belle, cioè le scarpe dei miei sogni. C'erano anche argentate, ma io ho preferito ovviamente prenderle dorate perché, cioè, non si vede che mi piace l'oro. Ovviamente décolleté a punta. Dentro trovate anche una bustina con dei tacchettini di riserva nel caso si rovinino. Ed eccole qui entrambe, babies. Io non so se noi ci stiamo capendo, se stiamo capendo la meraviglia di queste scarpe. Qui dal vivo sono un tripudio di sbrilluccichi, ma voglio assolutamente andare a vedere come stanno al piede, perché così in mano, meravigliose, potrei indossarle al mio compleanno queste. Allora, babies, direi che siamo tutti d'accordo che sono bellissime a vedersi, stupende e tutto quello che volete, ma io non so camminare in queste scarpe, mi sento un dinosauro. Per me, se i tacchi vanno oltre il 9, massimo 10, sono off limits. Infatti questo è un tacco 12 e per me è proprio un no, ma non è colpa delle scarpe, è colpa mia. Quindi diciamo 5 su 5 per come si presentano le scarpe, ma non penso che le metterò mai. Mami? Perché sono scomode sicuramente, è difficile camminare, però anch'io gli do 5 perché sono veramente un'opera d'arte queste scarpe. Mi sento un dinosauro. Passiamo alle prossime. E infine, babies, ecco qui l'ultimo paio, ma assolutamente non per importanza. Andiamo a spacchettarlo insieme. Eccola qui la scarpa. Anche questa qui direi un bel rullo di tamburi, perché, babies, cioè quanto è particolare e bella questa scarpa, che partiamo dal principio. È uno stivaletto tagliato, diciamo, a neanche corto ma neanche lungo, a metà, con la punta appunto a punta, e questo tacco molto molto particolare che va super di moda perché c'è una stilista di lusso che fa questi tacchi, che si chiama Amina Muaddi, se non ho pronunciato in modo errato il suo nome. Comunque le sue scarpe costano migliaia e migliaia di euro e questo paio qui, questo modello di Quanticlo, le ricorda, diciamo così, e volevo assolutamente provarle anch'io e avere una scarpa del genere. La trovo super super bella, un po' un pezzo d'arte, diciamo così, questo tacco mi fa davvero volare. Eccole qui entrambe le nuove bimbe, e queste qui dovrebbero avere una vestibilità, diciamo, a calzino e stare bella aderente al piede. Quindi andiamo subito a vedere se così sarà e se appunto calzeranno come dovrebbero calzare. Ovviamente anche loro in un numero 36, perché appunto le indosserò con un calzino. Allora, babies, queste qui sono le scarpe indossate. Il tacco direi abbastanza bene, ci cammino tranquillamente, forse dopo qualche ora diventano scomode, però così a tenere per qualche minuto, approvate per comodità. E mi piace un sacco come stanno al piede, questo tacco particolare che sembra fatto di ghiaccio, cioè adoro, adorissimo. Mami? Li adoro, il tacco particolare, veramente bellissime. Da 1 a 5? 5 li do io. 5 anche per me, troppo troppo cute. E questi qui, babies, erano tutti i modelli che ho scelto io. Se siete arrivati fino a questo punto del video, lasciatemi questa emoji giù nei commenti, così saprò chi sono i true babies che guardano il video fino alla fine e rimangono con me fino alla fine. Voglio anche sapere qual è stato il vostro modello preferito. Io non so decidermi, ma sono super curiosa sul vostro. Vi ricordo che giù nell'info box vi lascio i link a tutti i modelli che vi ho mostrato, insieme al codice sconto del 20% su tutto. Mi raccomando, dura pochissimi giorni, solamente in occasione del Black Friday. Giù nell'info box poi trovate anche il link a tutti i miei altri social, venitemi a fare un salutino anche su Instagram, mi fa sempre super 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 piacere. E nulla, io vi ringrazio di aver guardato, vi mando un grosso bacio e un grandissimo abbraccio ad ognuno di voi, e ci vediamo nel prossimo video. Bye bye!